Allora, il problema vero e proprio è che per la maggior parte delle persone che giudicano gli animali in generale, mi stanno arrivando un sacco di commenti, quali che magari no, è istinto, non sono sempre animali, ma con quelle razze lì. Allora, il problema vero e proprio, come ho detto anche in un altro video di come crescere magari un animale, è non tanto il fatto che sono imprevedibili gli animali, perché l'imprevedibilità ce la può avere anche il cane piccolo, anzi per la maggiore, proprio perché è un cane insicuro, tendendo ad avere paura parte per primo. Il problema è che se morde un pitbull viene subito fatta la notizia, se un Jack Russell squarcia un braccio a un bambino non viene nemmeno citato. La problematica che abbiamo in Italia è questa, è inutile che ci nascondiamo dietro al dito. Io da quando sono piccolo ho sempre avuto cani, ho avuto la qualunque, da cani da pastore a molossoidi a incroci. Non ho mai, 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 mai avuto un cane problematico. Chiunque poteva capitare che aveva un pochettino più di dominanza è stato ripreso e messo tra virgolette in righe. Nel senso che dopo stava con la qualunque. Io ho sempre avuto i cani che qualsiasi bambino arrivava anche alle spalle e gli saltava dietro, restavano fermi, si giravano e li baciavano. A differenza di tanti cani che ho visto, medio piccoli o piccoli, che hanno arrecato molti danni sia ad adulti che a dei bambini. Conosco personalmente un sacco di persone veramente state morse e con danni molto molto gravi fatti da cani sotto i 10 kg. Ma nessuno ne parla, la differenza è quella.